La Regione Toscana a dicembre ha cancellato anche retroattivamente l'assegno vitalizio della Regione agli ex consiglieri che percepiscono anche l'assegno da ex parlamentare. Una riforma costituzionale prevede di parificare gli stipendi dei consiglieri regionali a quello dei sindaci capoluogo. In Abruzzo, sull'argomento del taglio dei costi della politica, c'è solo una proposta del Movimento 5 Stelle, che però rimane bloccata in commissione. Sulle tempistiche e le intenzioni della Regione in merito ad un argomento che è molto sentito dai cittadini, il punto del Presidente del Consiglio regionale Giuseppe Di Pangrazio, che conferma i doppi vitalizi sono una rendita da eliminare, giusto anche rivedere i compensi dei consiglieri, ma è inutile mettere il carro davanti ai buoi, occorre attendere la riforma costituzionale e una norma comune a tutte le regioni. C'è un impegno da parte dei presidenti dei consigli regionali che stanno insieme di nuovo condividendo per avere una linea comune in modo tale da fare come è accaduto nel passato, che tutti insieme nel 2012 abolirono i vitalizi in Italia, che tutti insieme nel 2012 abbassarono i soldi, le competenze ai gruppi consigliari ridotti oggi a 5.000 euro annuo, quindi un buon lavoro fatto allora, un buon lavoro sicuramente si farà per quanto riguarda la riduzione dei costi della politica. Beh, per non commettere errori e per fare un lavoro adesso con qualche mese, a distanza di qualche mese, che possa essere utile soprattutto al funzionamento dell'istituzione regione, ma che possa dare finalmente soddisfazione e chiarezza a ciò che vuol dire fare consigliere regionale e a ciò che deve essere la competenza dell'indennità giusta per chi fa questa attività, che alla fine è un'attività anche gravosa. Certo, assolutamente sì. Lei è favorevole all'abolizione o diminuzione del doppio vitalizio per chi prende il vitalizio, non so, da consigliere regionale, ex consigliere regionale, ex parlamentare? Beh, io avendo votato la cancellazione dei vitalizi, è normale che le doppie percezioni, le rendite vanno eliminate in Italia, ciò che, i costi delle rendite devono essere eliminati, ciò che deve essere garantito invece sono i costi per mantenere la nostra democrazia in una maniera più contenuta, in una maniera più equa, ma sicuramente le rendite non fanno parte del nostro tempo, sono cose che devono appartenere al passato.